Benvenuti a bordo della Fiat 500L, benvenuta Paola Marazzini, Head of Agency di Google Italia. Ti Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. chiederei di iniziare con spiegarci cosa fai tu in Google Italia, qual è? Certo, dietro questa etichetta così poco comprensibile. In realtà è molto semplice. Io col mio team siamo responsabili del business che transita attraverso le terze parti, quindi tutte le revenue che arrivano a Google da non clienti diretti, quindi agenzie e centri media. Ecco, questa è la nostra responsabilità di gestione, facendo appunto consulenza a queste realtà, a questi partner, portare commissionato e revenue a Google. Questo è il nostro lavoro, quindi un lavoro sales. Grazie. L'argomento, noi anticipiamo di poco lo speech previsto durante la Social Media Week, e l'argomento è l'integrazione di Google Plus nell'ecosistema digitale. Ci vuoi dare qualche anticipazione? Molto volentieri. Quello che oggi andremo a vedere insieme, perché avrà la pazienza di ascoltarci, è come sostanzialmente Google interpreta il ruolo social nell'ambito della rete. Quindi andremo a capire quali sono le strategie di Google in questo ambito e già dal titolo si evince che evidentemente la logica su cui ci si sta muovendo, che è già assegnata e lo sarà sempre di più in futuro, è una logica di integrazione, ma soprattutto di considerazione del mondo digitale social come una replica assoluta di quello che accade nella vita reale delle persone. Quindi abolendo barriere di tipo di finzioni o di situazioni non tipiche del nostro modo di vivere. Cioè social è un comportamento, non è una destinazione. Questa è un po' la filosofia di Google. E come si realizza questa integrazione utilizzando Google Plus all'interno appunto dell'ecosistema, soprattutto per un brand, parliamo? Assolutamente. Diciamo che Google Plus di fatto diventa un po' il portone magico di ingresso in questo mondo di comunicazione digitale social che deve necessariamente prevedere un'integrazione fra i vari strumenti, i vari prodotti Google per consentire un'interlocuzione fluida da parte di un brand con il suo pubblico. Così come nella vita reale esiste una interlocuzione che è customizzata verso l'individuo, ma è soprattutto orizzontale e trasversale, questo noi lo vogliamo replicare sul web, per cui avremo la possibilità, entrando da questo portone privilegiato, di declinare il messaggio su YouTube, sul mobile, su AdWords, su tutti i nostri prodotti della nostra piattaforma in maniera integrata e univoca. E quindi, se vogliamo, provare a sintetizzare, entrare in Google Plus è appunto non è entrare in un sito, è entrare in un sistema di comunicazione integrata. So che ci sarà anche un caso pratico, ci vuoi fare un esempio di questa integrazione? Il caso poi sarà replicato durante lo speech alla Social Media Week. Sì, noi avremo oggi ospite il Milan, il responsabile web marketing del Milan, il quale ci racconterà come effettivamente loro hanno fatto leva su questa opportunità, riuscendo a creare proprio un progetto di comunicazione che si avvale e fa, diciamo, si fa forza di tutti quelli che sono gli asset specifici di Google Plus. Quindi, oltre all'integrazione fra i mezzi, anche l'utilizzo dell'hangout, la possibilità di creare dei circoli, i cosiddetti circles, quindi tutti gli asset messi a disposizione dalla nostra piattaforma. Ma non è un bellissimo esempio questo, ma non è l'unico, abbiamo avuto anche altri brand che hanno già usufruito di questa opportunità. Bene, dal punto di vista appunto dell'integrazione e anche delle interazioni, veniamo a qualche domanda un po' più scomoda. Molto spesso si fa un confronto tra il numero di interazioni di like, per esempio, che vengono generati su Facebook e un più basso numero di interazioni che
che vengono rilevati su Google Plus. Ci vuoi spiegare un po' che cosa significa, se è vero? Sì, allora, posso permettermi magari di dare una risposta con una battuta. Tra i due mondi che hai citato, se vuoi, la differenza è un po' come dare un biglietto da visita a una festa o un biglietto da visita in un'occasione di lavoro. Sono due approcci diversi, entrambi splendidi e validi, dipende da che obiettivi uno ha. Quindi, l'interazione all'interno di appunto Facebook è di un certo tipo, ha certe caratteristiche, ha certi obiettivi. Quando parliamo di social digital marketing con Google Plus, stiamo parlando di un'altra cosa per i brand, e cioè di un'occasione proprio di interazione e engagement qualificato che un marchio può avere con i suoi prospect, con i suoi consumatori. Quindi sono due ambiti diversi e che selezionano anche un pubblico diverso, e quindi ci sta anche che i numeri siano diversi e i comportamenti di conseguenza. Molto interessante, vorrei approfondire un po' facendo l'esempio appunto di Fiat. Siamo a bordo della 500L. Fiat su Google Plus ha superato il milione di utenti che l'hanno inserito nelle proprie cerchie, quindi seguono gli aggiornamenti di Fiat. Questo poi, dal punto di vista dell'integrazione, avrà un risultato. Alcuni utenti, stamattina stesso, su Google Plus, hanno chiesto qual è poi l'integrazione che hanno già notato esserci con i rich snippet di AdWords. Ci vuoi dare qualche informazione da questo punto di vista? Volentieri. Beh, intanto siamo su questa bellissima Fiat 500L e devo dire che Fiat è stata una delle prime aziende che ha creduto in Google Plus. Ricordo addirittura l'utilizzo di uno dei primi Hangout nell'occasione di una salone del mobile, scusate, dell'auto che c'è stato a Torino, per cui hanno addirittura presentato dei nuovi modelli utilizzando l'Hangout, quindi interagendo col pubblico. Quindi veramente una capacità di cogliere la potenzialità di questo strumento. Certo, l'integrazione con tutto il mondo della search è uno degli asset straordinari che sono messi a disposizione dalla stack, dalla suite di Google, perché è molto semplice il concetto. Noi sappiamo, nella nostra vita di tutti i giorni, che una raccomandazione fatta da una persona di cui ci fidiamo ha un valore enorme nel momento in cui dobbiamo effettuare una decisione d'acquisto, per esempio. Quindi, nel momento in cui io, utente, per esempio, sto cercando un ristorante a Parigi e vedo che c'è stato un ristorante promosso da uno dei miei conoscenti, amici, con un bel plus, ecco, lì io riesco ad applicare il concetto di rilevanza dell'informazione e ad avere quindi l'attenzione, la mia attenzione è attratta da questa segnalazione ed ha un valore straordinario. Pensate quindi a quel ristorante che ha guadagnato un cliente in più proprio perché è stato raccomandato da un mio amico. Ecco, questo è un piccolo esempio di quello che stavo dicendo all'inizio, cioè del concetto del layer integrato di comunicazione, e l'utilizzo di AdWords, dei Plus One e quant'altro è uno dei momenti più efficaci anche in termini poi di click-through e di risposta proprio dell'utente. Domanda cattiva. Quindi Google favorisce in qualche maniera i risultati degli AdWords, modifica le search in relazione a questa possibilità? Assolutamente no, nel senso che tutto è comunque regolato dal famoso algoritmo, il quale evidentemente ha dei criteri di ponderazione assolutamente oggettivi e comunque con le logiche di base di Google, quindi valorizzare quello che può essere la cosa più interessante per l'utente. L'obiettivo è sempre quello di dare la migliore risposta possibile all'utente che sta cercando un'informazione, e questo è il nostro mantra. Un altro aggiornamento che ancora non è disponibile in Italia, ma lo è negli Stati Uniti, è Search Plus Award. Io ti chiedo quando arriverà in Italia, non credo che ce lo dirai, ma magari ci puoi dare qualche anticipazione su come si integra e come si integrerà anche in Italia Search Plus Award con Google Plus. Certo, diciamo che è la conferma della linea strategica di cui parlavamo prima, e cioè questa volontà di creare una sorta di
connessione orizzontale tra i prodotti Google che replichino e consentano quindi una fruizione da parte del brand, dell'utente, molto vicina a quello che accade nella vita reale. Quindi se, come è, il comportamento social è appunto un'attitudine, non è una destinazione, Search Plus Your World non è altro che una evoluzione del mondo Google e della search in particolare verso questo ambito, che quindi viene a essere sempre più rinforzato e sempre più valorizzato dal lancio di tutti i nuovi prodotti. Pensate anche all'integrazione con YouTube, che è sempre più evidente. Quindi, di fatto, quello a cui si punta è una One Google Experience. Chiudo con una domanda che arriva dalla rete di Pierluca Santoro che ha postato su Google Plus, quindi rimaniamo sempre all'interno dell'ambiente. Sarebbe curioso di conoscere le revenue generate dalle search di Google. Mi spiace deludere il nostro amico Pierluca. Pierluca, purtroppo queste sono informazioni che non siamo autorizzati a dare, mi spiace. Grazie comunque per la disponibilità a questa intervista, grazie a Fiat e alla 500L, twittate con l'hashtag Live500L e alla prossima intervista. Grazie mille. Grazie, grazie mille a voi.